Allora, buonasera a tutte e a tutti, a nome dell'ANPI sezione di Como Perugino Perugini, vi ringrazio ovviamente di essere qua, di essere intervenuti a questa serata. Saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa conferenza gli storici Matteo Domignoni ed Eric Gobetti e ovviamente Fabio Cani per essersi reso disponibile a coordinare questa serata. Tra i molti temi che infiammano l'arena pubblica del nostro paese ne manca sempre uno, pesante come un macigno. Quando in Italia si parla dell'eredità coloniale dell'Europa si punta spesso il dito sull'imperialismo inglese o francese, ma si dimentica volentieri di citare il nostro di colonialismo. Nella realtà storica si è trattato di un fenomeno che ha molto interessato il nostro paese per decenni, coinvolgendo il Regno d'Italia di epoca liberale, il ventennio fascista e un tratto della Repubblica del dopoguerra, con chiare ricadute successive fino ad oggi. Un fenomeno quindi non ancora pubblicamente riconosciuto come centrale della storia dello Stato italiano unitario. Se la ricerca storiografica ha ben indagato il fenomeno coloniale, siamo invece ancora insufficienti a livello di consapevolezza collettiva. Ben poco sappiamo delle nazioni che abbiamo conquistato con la forza e ancora meno delle atroci violenze che abbiamo usato nei loro confronti nell'arco di decenni. Quando il tema fa timidamente capolino nel discorso pubblico, viene sistematicamente mitigato e ricompare subito l'eterno mito autoassolutorio degli italiani brava gente, i colonizzatori buoni, persino alieni al razzismo. Siamo quelli che in Africa hanno solo costruito le strade. Si tende quindi a sottacere o a minimizzare le responsabilità del ventennio o a mettere in un unico calderone fascisti e antifascisti o, peggio ancora, si estrapolano dal contesto storico fatti drammatici come le foglie per utilizzarle a fini politici, occultando i crimini del fascismo di confine e dell'occupazione militare della ex Jugoslavia. Il rapporto che la Commissione mista italo-slovena negli ultimi anni del Novecento ha elaborato, con una lettura condivisa di quei drammatici eventi, è stato di fatto ignorato dalle autorità italiane, specialmente dall'entrata in vigore nel 2004 della legge sul giorno del ricordo. È stato promosso un discorso pubblico unilaterale teso a screditare la resistenza italiana e jugoslava. Io mi fermerei qui come brevissima introduzione mia e vorrei solo ricordare che il 6 marzo del 1944 ricorrono l'anniversario degli scioperi antifascisti dei lavoratori comaschi. Io vi do appuntamento, e ve lo ricordo, alle ore 11 al cimitero monumentale ci sarà la commemorazione per i deportati della Vittoria Comense. Io vi ringrazio e lascio la parola a Fabio Cani.